Sabato 9 giugno, presso il Centro Congressi Unione Industriale di Torino, si è svolto il 35° Congresso del Distretto Rotariano 2030. In occasione di questo evento annuale, il Ministro dell'Istruzione italiana, Francesco Profumo, è intervenuto in merito alla questione giovanile e per sottolineare l'urgente necessità di rinnovamento del Paese. Occorre impegnarsi in modo prioritario nella formazione, nella ricerca e insegnare ai giovani a sentirsi cittadini europei. Certamente il grande investimento dei paesi è nei giovani, nella loro formazione e naturalmente nelle attività rivolte alla ricerca e all'innovazione. Io credo che in Europa, per la nostra storia, per la nostra crescita, sia necessario avere le due facce di una stessa medaglia, che sono l'equità e quindi l'attenzione verso i più deboli e quindi una grande attenzione al tema della dispersione scolastica, e nello stesso tempo una valorizzazione delle capacità e dell'impegno delle persone. Se saremo capaci di trovare un equilibrio rispetto a questi due elementi, credo che potremo costruire un'Europa migliore e certamente più competitiva in questa grande competizione mondiale. Il Ministro, ribadendo l'importanza di abbandonare la mentalità provinciale lassista degli ultimi 20 anni, ha citato la Commissaria europea per la ricerca, l'innovazione e la scienza, Marieke Hogenhagen-Quinn, che ha parlato di rinnovamento strutturato sulla base di 4 punti. Sì, i 4 punti che sono stati messi in evidenza dalla commissaria Quinn nella sua ultima visita a Roma e in particolare negli incontri col Presidente della Repubblica e col Presidente Monti sono: il primo, una maggiore trasparenza; il secondo, una maggiore apertura; il terzo, una valorizzazione della capacità e dell'impegno delle persone; e il quattro, il tempo. La commissaria, pur avendo valorizzato i nostri giovani, i nostri ricercatori, ritiene che questi siano 4 elementi strutturali sul quali il nostro Paese deve impegnarsi, e deve impegnarsi anche perché il mercato del lavoro è sempre più un mercato europeo e solo attraverso la scuola si possono creare le condizioni perché i nostri cittadini di domani siano attrezzati per competere con i loro coetanei o con i loro concittadini europei. In merito alla delicata questione della disoccupazione giovanile, ha sottolineato l'importanza di avere un approccio europeo nei confronti del mercato del lavoro, sia da parte della scuola come istituzione che da parte dei giovani. Occorre che da entrambe le parti ci sia la consapevolezza di rivestire un ruolo determinante in questo importante e urgente processo di rinnovamento sociale. Bisogna strutturare il Paese perché sia capace di dare maggiori opportunità di lavoro ai nostri giovani, ma è anche, credo, necessario pensare che il mercato del lavoro non può essere più un mercato né regionale né nazionale. Il vero mercato è un mercato di dimensione almeno europea. Per potersi collocare su un mercato europeo è necessario quindi saper rispettare le regole dell'Europa, conoscere le lingue, essere capaci di vivere con realtà diverse da quelle tradizionalmente del nostro Paese. Ebbene, quindi bisogna che la scuola, che è l'elemento dal quale partono i nuovi cittadini, diventi una scuola europea, una scuola capace di formare cittadini, che siano cittadini italiani ma soprattutto cittadini dell'Europa.